È entrato nella sede del servizio tossicodipendenze di Sapri, ha rubato una cartella clinica, ha distrutto alcuni locali e dopo aver aggredito il personale sanitario e i carabinieri chiamati ad intervenire è fuggito via. Ora è agli arresti domiciliari per furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del violento episodio un 25enne saprese già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo è giunto presso il SERT, situato in un'area dove ha sede il distretto sanitario, e dopo aver assalito gli operatori in servizio in quel momento si è introdotto all'interno dell'archivio dal quale ha portato via una cartella clinica. Dopo il furto ha distrutto i locali adibiti al servizio per le tossicodipendenze, poi si è avviato verso l'uscita dove ha trovato i carabinieri del maresciallo marino ad attenderlo. Il ragazzo, completamente fuori di testa, ha opposto resistenza ai militari con calci e pugni, poi ha tentato la fuga. Poco dopo è stato immobilizzato e arrestato. Il motorino con il quale si era recato al SERT è stato sequestrato perché il giovane era senza patente. Ora è agli arresti domiciliari. Stessa sorte per un altro saprese di 36 anni. Nella cantina di casa i carabinieri, con l'aiuto di due cani poliziotto, Ciro e Rex, hanno rinvenuto eroina e hashish già suddivisa in dosi per un peso complessivo di 10 grammi. Il 36enne è agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti.